Ah no, aspetta, connected to chat, forse è ripartito, però mi ha ricominciato il counter da zero. Sì, è buono, buona la live, è ripartita davvero però. Raga, c'ho i peli nel naso? No, hai visto che bravo? Che storia. Perdonate. Ci siamo? Dovrei essere ripartito, sembrerebbe almeno. Vale, volevo fare una mezz'oretta di live, qui è impossibile, ma un cazzo. Perfetto, grazie Luca, ti voglio limonare. Comunque qui fa caldo, dopo un po' fa freddo, dopo un po' fa caldo, dopo un po' fa un freddo boia, dopo un po' fa caldissimo. Amoro. Non so se Mauro ci sei ancora, ma ho mangiato un panino al pulled pork. Col pulled pork l'ho pagato $15, 16 con le tasse, perché anche il bracchino ludro uno deve per forza calcolarsi le tasse, quindi sono arrivato lì, costava $15, però più il 10% era tipo 11 qualcosa, che vaffanculo. Bah. Vaffanculo. La voce metallica è un problema del cellulare, ma sicuramente sì. Sicuramente la connessione fa un po' le bizze. Mi ammalerò tantissimo con gli sbalzi di temperatura. No, conto di non tornare vivo a casa, Marco. Punto tutto su questo. Boh, si è stoppato tutto di nuovo, non lo so. Mi devi un dollaro? Sì, sì, Mark, ce l'ho già. Ne sto mettendo via un paio. Quindi il marsupio era pieno di spam. Poi non so dove vi siete persi, ma io vi ho mostrato anche la webcam della Razer nuova che hanno, di cui avevo lo spam dentro il marsupio. E ha la luce incorporata. Magari se me la regalano sarebbe interessante poterla usare per io che faccio le live la sera. Però bisogna, è tutto relativo, non so se è qualitativamente buona, non lo sappiamo. Ah, mi appoggio un po' qua. 94 spettatori alle 2 di notte, meglio con un calcio in culo. Eh sì, però mi piacerebbe fare le live al mio orario e raggiungere veramente tutte le persone che raggiungerei normalmente da qualche parte. Cioè, le classiche 1000 persone mi piacerebbe raggiungerle. Dovrebbe essere buona, sì, Luke, però bisogna vedere. Perché, come sai, 1080p 30 frame non vuol dire un cazzo. Bisogna vedere una volta collegata come cazzo si vede. Ciò, del pulled pork tra i denti mi dà anche un po' fastidio. Mi hanno dato la maglietta personalizzata con scritto gatto. Non mi sono fatto scrivere il gatto sul tubo perché mi sembrava un po'... Visto che lo scrivono tutto caps, scrivere tutto caps il gatto sul tubo mi faceva un po' cagare. E allora mi sono fatto scrivere solo gatto. Matthias, fosse vero che siete sempre qui. Non è vero, sono sicuro che quando torno sarà un po' difficile recuperare tutte le persone che ho perso in questi giorni. A mezzogiorno non riuscivo a streamare perché era pieno di persone che cercavano di streamare nello stesso momento. Non funzionava un cazzo. Cioè, l'unico momento in cui potrei magari fare una live decente o è la sera quando torno a letto, che sono tipo mezzanotte, e dopo sono le 9 di mattina, quindi potrei fare il pre-live, oppure la mattina quando mi alzo. Il problema è che la mattina quando mi alzo rompo i coglioni agli altri. Non mi ricordo chi c'è in live a quell'ora lì, però cazzo, a mezzogiorno sarebbe ottimo fare le live. Vorrei farle a mezzogiorno, non capisco perché non vada mai un cazzo. Che palle.
Allora, Romeo Lorenzo, ti ringrazio per la per aver ringraziato Mark, ma non glielo potevi scrivere in privato? Porca di una puttana, cioè, sono qui che sto cercando di fare una live, tu mi hai scritto un wolf text che è davanti alla mia faccia per una persona che non sono io qui in chat. E adesso dimmi perché non ti dovrei bannare. Cioè, sono contento che Mark ti ha fatto passare le ore liete, sono contento di tutto quanto, però puttana di una miseria, perché cazzo ho dovuto scriverlo in questo momento qui? Spiegamelo per cortesia. Cioè, glielo potevi scrivere tranquillamente in privato o scriverglielo durante una sua live. Cazzo! Con un nudo K. Dentro il marsupio tra l'altro c'è il K. Cioè è stampato il K. Porterà i souvenir? No! No, non vi porto un cazzo. È vero che il wifi è ovunque in America, sì, però nessuno è decente, quindi no, sono attaccato al 4G in questo momento. Uno slow cap da oltreoceano, vabbè, ho capito, poca vacca, mi dovete fare incazzare anche mentre sono a 10.000 km di distanza, siete un po' stronzi, e che cos'è? Se prendi 4 marsupi quindi fai un nuovo PC da gaming? Sì, 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 me li mettono dentro. I pezzi proprio. Ah. Ma il sole sta già calando, cazzo, sono le 5. Ce l'ho negli occhi proprio, pa! Vi vorrei far vedere un po' fuori. Aspetta che esco. Sperando che la connessione me lo permetta. Ogni tanto si sente il robottino. Non so ragazzi, mi dispiace. Come mi sono trovato senza bidet e Luke, ho fatto solamente una volta la cacca e mi sono fatto la doccia. Che devo fare? Faccio una piccola parte. Oh fuck! E brava signorina, ecco vedete, qui sono tutti pazzi, quindi anche se mi mettessi a fare il coglione non ci sono problemi. Bella questa cosa. È bella questa cosa. Contro luce? Porca troia, no, contro luce. Metto così. Lì c'è uno che si chiama Totino Spizza, sono abbastanza sicuro che se vado lì mangio dello scroto. Guardate che bello. Eh? Che bello, cazzo. Però tranquillo, non c'è casino. Siamo nel bel mezzo di una città, no, questo non è Los Angeles chiaramente, qui siamo a... Oh, santo cielo, come si chiama? Long Beach. Però è... C'è una fiera in corso ed è silenziosissimo, non c'è casino, non c'è bordello, non si sente rumore di macchine, è incredibile, è un paradiso. Davvero tutto più grande, bestia sì, ma c'è anche un sacco di roba molto più piccola, adesso vi faccio vedere la strada, perché porca vacca, non si sente mai un clacson, si sente una volta ogni morte di papa, guardate che qui sono, per certe cose sono avanti, per altri sono delle teste di cazzo, ma... È incredibile, guardate. Guarda lì. Vedete quante macchine, quante cose ci sono in giro? Non si sente il minimo rumore. Wow. No, 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 ma io che non parlavo del casino della fiera. Parlavo del casino delle macchine, delle cose. Questa qui è una statale praticamente. Io ci vivevo sopra una strada così prima ed era incredibilmente rumoroso. Qui è niente. È fighissimo. Anche qui non si sente mai un clacson se non dall'officina dietro casa. Il cazzo, Moro. Appena andiamo a Milano, da qualche parte, in una città un po' più trafficata, i clacson si sentono. Si sentono le macchine, si sente bordello ovunque. Non puoi dir di no. Bella Games Week a Milano e muori dentro. Allora, la Games Week a Milano ha un sacco di persone ed è molto più stretta di questa. Molto più stretta di questa fiera qui. Qui comunque ci sono posti in cui si soffoca, ve lo dico, si soffoca in alcuni posti qui, anche all'interno della fiera. Però, minchia, a parte il fatto che qui il clima è una figata. Lì c'è il mio hotel, guardate. Quello è il mio hotel, vedete, c'ha 7.000 piani e me hanno messo a pian terreno. Devo fare. Ma posso entrare direttamente all'hotel da qua?
No, dai. Se questa cosa è vera. Aspettate, devo assolutamente vedere questa cosa. Perché se questa cosa qui è vera, ho risolto il problema cacca per la fiera per sempre. È la mia vita cambia da così a così, eh? Se io posso entrare. Mi sa di sì, eh? E io ho camminato fuori tutto. Io ho fatto tutto il giro, sono sceso qua sotto. No, nessun problema con il jet lag. No, dai, sì. No, questo è il mio hotel. Si può, posso arrivare in fiera? Il mio hotel è sullo stesso pianerottolo della fiera. Devo andare dagli altri a farli rosicare. Guardate, io sono andato da lì, mi sono fatto tutta quella strada lì, ho camminato fino in fondissimo per entrare poi dall'altra parte della fiera, ma sarà un quarto d'ora a piedi. Io figa, posso entrare qua e sono dentro. Aspettate, voglio farvi sentire i rosichi degli altri in diretta, vado a dirglielo. Vado a dirglielo. Ma è una gioia perché ce le ha tutte. Insomma, guarda che vedrai il Juni Gamer, ho avuto anche qualche trollato. Sono contentissimo, scherzi? E qui non si entra però. E niente, infatti è tutto chiuso. Che inculato. Aspetta, forse per di qua. Figa, da dove sono uscito si potrà rientrare, no? Non ha le maniglie questa porta qui. Oh cazzo. Ah no, lì in fondo. Cammino allora. Beh, inculata da qualche parte c'è. È tutto collegato come su Dark Souls. Yes. Qui si entrerà. Beh, lì c'è una porta aperta. Tengono aperta. Upla. Mago. Eccomi. Sono ancora seduti lì bene. In base a cosa invitano gli streamer di Twitch alla TwitchCon.